Si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi la riunione settimanale dell'unità di crisi regionale per analizzare tutte le misure da adottare dopo l'analisi dell'andamento epidemiologico settimanale. Per noi c'era Marina Moretti che ci illustrerà anche i dati del nuovo bollettino Covid abruzzese. Vediamo. Poco fa si è conclusa qui a Pescara, nell'assessorato alla sanità, la riunione consueta del venerdì in cui si fa un po' il punto di tutta la situazione, la cabina di regia regionale, se così vogliamo chiamarla. Siamo riusciti anche ad ascoltare il presidente della regione Marco Marsilio in merito in particolare all'oggetto principale della riunione, che erano le nuove misure che potrebbero riguardare, anzi che riguarderanno purtroppo alcuni comuni, soprattutto della Marsica. Quindi Marsica, zona più attenzionata al momento in Abruzzo, vanno meglio le cose nella zona di Chieti e anche in quella di Pescara, ma queste sono precisazioni che ascolteremo direttamente dal presidente Marsilio. Invece diamo uno sguardo anche al bollettino sanitario di oggi con i nuovi positivi che sono 351, l'età è compresa dai 7 mesi ai 93 anni, sotto i 19 anni sono 62 giovani, soprattutto 23 nella provincia appunto dell'Aquila. Ci sono anche 15 nuovi decessi e 420 persone guarite, quindi in più rispetto a ieri. Attualmente in Abruzzo sono positive 10.203 persone, meno 84 rispetto a ieri. Oggi il numero di tamponi eseguiti è 5.426 per i molecolari, mentre sono 1.552 i test antigenici, e sulla base della somma di questi due esami il tasso di positività è pari al 5%, dunque un tasso di positività che aumenta, lo stiamo seguendo da giorni e sembra appunto aver stabilito il suo trend di crescita. Diceva lo stesso presidente Marsilio, è proprio la Marsica la zona più problematica. Infine vi dico anche che ci sono 571 pazienti, meno 14 rispetto a ieri, in terapia non intensiva, poi ce ne sono 68 in terapia intensiva, quindi meno 3, e poi invece sono 9.564, meno 67 le persone in isolamento domiciliare attivo. Ma adesso ascoltiamo proprio le parole del presidente Marsilio in merito a quanto emerso dalla cabina di regia, in particolare alla grande attenzione che c'è in questo momento nella zona della Marsica. La novità particolare di questa ricognizione settimanale è che nella provincia aquilana c'è una forte preoccupazione, un incremento sensibile dei dati, peraltro con numeri che si avvicinano e in molti casi superano l'incidenza di 250, pur tenendo conto del fatto che Pasquetta, come sapete, c'è stata insomma un paio di giornate con una scarsi numeri di tamponi e quindi anche di verifica, che vuol dire che dobbiamo con prudenza considerare la situazione anche peggiore dei numeri che oggi la descrivono. Per questa ragione, mentre sostanzialmente a Pescara e Chieti non vi sono più comuni in zona rossa, a Teramo ne residuano 3 o 4, nella provincia aquilana invece una vasta area della Marsica, compreso Avezzano e dell'Aquilano verso che comprende sostanzialmente la piana di Navelli e la valle subequana fino alle porte dell'Aquila, Ogre, Poggio, Bariciano, verranno delimitati e messi in zona rossa a partire da lunedì.